La gara è iniziata da un minuto circa, abbiamo avuto un problema con il collegamento con l'internet satellitare, c'è stata un'occasione del Napoli con Rubio, dovremmo essere in diretta adesso con la nostra chiavetta, purtroppo non siamo riusciti a collegarci con il satellitare qui dal palazzetto dello sport di Cercola. La sfida è quella tra Napoli Calcio 5, Lollo Caffè e Arzignano. Andiamo a leggere le formazioni per il Napoli: Molitierno, Moccia, William, De Luca, Duarte, Rubio, Bello Buono, Jalocic, Moccia, Mirante, Cesaroni e Lionesi, allenatore Marin. Risponde l'Arzignano con Sermino, Grosso, Tumiatti, Manuel Rosa, poi Jonathan Tres, Amoroso, Urbani, Zara Antonello, Motta, Junior Pinto, Unenu e Marzotto. Allenatore e Fabian Lopez a dirigere il match, signori Loddo di Reggio Calabria, Caracozzi di Foggia, il Crono e Marino di Agropoli. Allora ci scusiamo, dovremmo essere adesso in diretta, purtroppo non funziona l'internet satellitare come detto, e allora siamo andati con la nostra chiavetta per assicurarvi la diretta. 18:32, quindi un minuto e mezzo trascorso in questo momento, in questa prima frazione di gioco. Si torna in campo dopo che il Lollo Caffè Napoli prova adesso subito a scardinare la difesa avversaria. Dicevamo, la ripartenza dell'Arzignano con Jelocic che arriva per primo sul pallone. Allora, come ha detto, il Napoli che deve tornare a vincere davanti al pubblico amico dopo che ha chiuso il girone d'annata con una sconfitta contro la Came Dosson. Ritorna dopo una lunga assenza sul parquet anche Willem, manca invece Mancia per squalifica. Napoli in attesa ovviamente di vedere schierati i nuovi acquisti del mercato di riparazione, quello di Dimas, quello di Cian, quello di Gesulito. Duarte adesso con le palleggio di Jelocic, ancora il passaggio per Rubio, Jelocic, poi Cesaroni, ancora Rubio con il tocco per Jelocic, ancora Rubio, il passaggio per il croato, poi Duarte lavora il pallone con il destro, di nuovo Franco Jelocic, poi Cesaroni, la finta, ancora prova il destro con la palla che finisce sul fondo. 2:10, il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0 tra Lollo Caffè Napoli Calcio 5 e Arzignano qui al palazzetto dello sport di Cercola in questa prima gara del 2019. E adesso è proprio Duarte che va a battere, poi la palla per Rubio, ci prova col mancino, la palla che si stampa sul palo, poi la butta via la difesa dell'Arzignano, anzi l'ultimo tocco di un giocatore in maglia azzurra con la rimessa dal fondo. Allora che ci stanno seguendo in diretta Facebook sulla pagina di PMG Sport Futsal e ovviamente anche i tifosi dell'Arzignano con il palleggio di Jelocic, poi ancora Duarte dall'altra parte, chiede e riceve il pallone Cesaroni, poi Jelocic, Duarte non riesce il tunnel con la sfera che viene deviata, poi ancora Duarte, Cesaroni, Jelocic, Duarte, la palla in fallo laterale. Riparte nuovamente l'Arzignano, il tocco all'indietro con la sfera spazzata via, poi il capitano la controlla. Rubio, la sfera per Giapa, all'indietro per Jelocic, il gol di Franco! Oh Franco! Franco! Oh Franco! Per l'1-0 del Napoli! Dopo 3 minuti e 7 secondi la sblocca Franco Jelocic, 1-0 per il Lollo Caffè, l'azione corale per gli azzurri e poi l'ha depositata in fondo al sacco ancora con il suo mancino Franco Jelocic. Jonathan
si libera del pallone, poi dall'altra parte del campo con Murga, Jesus Grosso, ancora il palleggio con il passaggio di ritorno. Unenu, la finta non la riesce a tenere in campo, anzi sì, anzi no. La terza è buona, con Willem che va a raccogliere il pallone. Il campione argentino davvero si è sentita la sua mancanza in tante partite per l'equilibrio, per l'esperienza, per la classe infinita del numero 6. Duarte, poi ancora Jelocic, il passaggio per Duarte, De Luca, il capitano, di nuovo Willem. Duarte lavora il pallone con la suola, cambia campo dove però c'è soltanto lo steward. E dunque la rimessa laterale per l'Arzignano. Jelocic, poi Willem. Molitierno. Poi ancora Jelocic. Jonathan, il palleggio con la sfera che finisce in fallo laterale. La rimessa è per l'Arzignano, anzi no, è per gli azzurri. Ha deciso così l'arbitro internazionale Loddo, con Duarte che la recupera. Di nuovo il cambio con Cesaroni sul parquet. Massimo De Luca, il capitano. Poi Willem, la sfera che finisce tra i piedi di Jonathan. Poi ancora Arzignano con il tocco all'indietro. Murga, niente da fare nella circostanza. Con l'intervento del direttore di gara, che cosa fa? Fischia un cumulativo a chi? Al Napoli. E allora De Luca pronto per la battuta, con la palla verso Rubio. Con il palleggio di Rubio. Ancora Napoli. Con la sfera che finisce in fallo laterale. Unenu. Jonathan, attenzione, l'occasione con l'uscita di Molitierno. E con la risposta del portiere azzurro, abbiamo già dopo 5 minuti di gioco trascorsi, come detto. Poi ancora la parata di Molitierno. De Luca la controlla magicamente con il destro, poi ancora il capitano che va a prendersi il fallo, ed è il primo fallo dell'Arzignano in questa partita. De Luca. Poi la palla che finisce in fallo laterale. Poi ancora il palleggio della formazione veneta. Murga, di nuovo il tentativo dell'Arzignano per linee orizzontali, ma Rubio intercetta il pallone, poi la scivolata pulita, no, non è pulita, è fallo e anche cartellino giallo per Murga, Jesus Grosso. L'ammonizione è il secondo fallo commesso dalla formazione veneta, con Cesaroni che va a dire qualcosa a Duarte, lo schema dove deve posizionarsi, un cenno d'intesa tra i due, con Molitierno che va a raccogliere il pallone sulla linea mediana del campo, e ci sono Cesaroni e De Luca sul punto di battuta. Poteva essere anche una buona opportunità per il mancino di Jelocic, ma lo stesso Paoletto Cesaroni può calciare ed essere pericoloso. Intanto in tribuna c'è anche il commissario tecnico della nazionale italiana Alessio Musti, che salutiamo e ringraziamo per essere venuto qui al palazzetto dello sport di Cercola. Dopo lo andremo a raccogliere anche con le telecamere. De Luca, Rubio, la parata dell'estremo difensore Sermino.
ancora il calcio d'angolo per il Napoli, poi Giapa, Rubio è qui un po' lezioso, poi recupera il pallone tra due avversari, tra tre, trova un muro davanti. Sei minuti di gioco trascorsi, sempre 1-0 Napoli, la sbloccata Jelocic, riparte l'Arzignano sulla parallela, il numero 21 Unenu, poi ancora il palleggio con Tress, il mancino all'altra parte del campo, ci prova nuovamente l'Arzignano con l'occasione clamorosa per Unenu che non riesce a spingere il pallone in porta. Molitierno per Willem, De Luca, poi ancora Willem, De Luca, Cesaroni, Rubio, fermato, la sfera con un po' di effetto, arriva a Molitierno, la tocca a De Luca, il pressing alto dell'Arzignano, poi ancora Cesaroni, chiedo scusa, Willem con la palla che finisce in fallo laterale, i cambi del tecnico Fabian Lopez, che ha allenato il Napoli, l'esperienza del Napoli con Beneventana, quando il team di Gentile, l'ex presidente Gentile, giocò per un paio d'anni a Benevento. Willem sbaglia, riparte l'Arzignano, poi Tress, ancora il buon lavoro con la conclusione, poi a casa mia, da parte Rodriguez Motta. Entra Rosa, Molitierno, il tocco per Cesaroni, il palleggio ancora del Napoli, Jelocic, Rubio, di nuovo Jelocic, ancora Rubio, Willem lavora con la suola, poi Rubio, Cesaroni non controlla. Siamo per arrivare all'ottavo minuto di gioco di questo primo tempo con l'Arzignano in difficoltà in questo caso. Attenzione, Napoli prova a sfruttare subito questa palla inattiva, non c'è intesa tra Jelocic e Rubio e dunque la rimessa dal fondo per la formazione di Fabian Lopez. Molitierno controlla, Jelocic, Willem, Duarte, poi ancora Willem, Jelocic, Duarte, Cesaroni sulla parallela per Jelocic, la rimessa laterale per gli azzurri, Duarte riceve il pallone, poi ancora Jelocic, la finta ancora, rimessa laterale questa volta invece per l'Arzignano, il tocco corto, ancora il palleggio, poi Duarte, Jelocic fermato e ancora rimessa dal fondo per il Napoli, le direttive di Lopez a Paulinho, Willem, ancora Giapa, poi Jelocic, Cesaroni, Franco, Duarte, fallo per l'Arzignano con le proteste di Tress che ha detto all'arbitro ha cercato lui il contatto, ma Loddo era lì e invece ha stazionato il terzo fallo per l'Arzignano dopo 9 minuti di gioco di questo primo tempo. Arzignano che ha avuto una ghiotta opportunità per pareggiare ma adesso ci prova ancora Jelocic, Jelocic e non riesce, questa conclusione a metà, sembrava Cesaroni arrivato in ritardo. Il lancio lungo per il colpo di testa e per la spinta questa volta irregolare, cioè di
Giapa è andato a franare addosso all'avversario e dunque calcio di punizione per l'Arzignano. Un attimo ancora di pazienza, prima del fischio direttore di gara è entrato anche Jonathan. Il destro di Jonathan con la rimessa laterale. Per l'Arzignano. 3. Poi ancora il palleggio. La puntata in avanti con l'uscita di Molitierno e la butta via. Di nuovo Arzignano con Jonathan. Poi sempre il numero 7. Paulinho, spalle alla porta. Attenzione! La gira bene, non la tocca Molitierno. Tira tutto l'Arzignano che chiede il calcio d'angolo, ma l'arbitro non è d'accordo. Francamente non sembrava esserci la deviazione di Molitierno, però l'Arzignano con Lopez che dice proprio sotto la nostra postazione si è sentito il rumore delle mani della parata. L'arbitro ha visto in un'altra maniera. Duarte, poi Jelocic, ancora Duarte, Cesaroni, poi Giapa, Franco, Cesaroni, Duarte. Chiede la palla il capitano De Luca, eccolo. Poi Jelocic decide di venire verso di me ad abbracciare e De Luca gliela mette dall'altra parte. Jonathan. La finta con un po' di difficoltà nel controllare il pallone da parte del numero 19 Motta. Il tocco all'indietro, la controlla nuovamente l'Arzignano con Tres. Poi il palleggio ancora dell'Arzignano con Tres, sempre sul punto mancino di Tres, che francamente ha sbagliato completamente le intenzioni della giocata. Jelocic, meno di 10 minuti al termine, 9:25, partita non molto intensa. Con il Napoli che l'ha sbloccata grazie a un'azione corale finalizzata da Jelocic, però l'Arzignano si è fatto vedere dalle parti di Molitierno con un paio di occasioni, soprattutto quella di Unenu. E adesso ancora Jelocic che non controlla con il destro, poi riparte l'Arzignano fermato almeno temporaneamente da Jelocic, poi continua l'azione. La formazione veneta, Rubio prova il sombrero, poi il tocco all'indietro verso l'estremo difensore che controlla. E ancora il palleggio di Paulinho, spegne il passaggio. No look dall'altra parte del campo con la conclusione sul fondo. 8:35 alla fine del primo tempo e l'Arzignano si fa vedere pericoloso. 3-3 la situazione, falli. Rubio, Willem, De Luca e Giapa adesso in campo per il Napoli. De Luca, Willem, poi ancora Giapa, rischia il fallo Paulinho, poi Giapa ritorna sui suoi passi, De Luca, poi Rubio, Duarte, arriva in spaccato Nenu, poi Rubio tenta la giocata di prestigio, non gli riesce. Riparte l'Arzignano. L'anticipo di Willem tra tre avversari, costretto a buttare via il pallone all'indietro, ha rischiato in questo caso, ma era pressato da tre giocatori in maglia giallo-verde. E adesso il calcio d'angolo per la formazione ospite con Murga sul punto di battuta. Vediamo come sfrutta questa palla inattiva. Non la sfrutta perché c'è il time out. E dunque noi ci fermiamo per un minuto. Intanto abbiamo visto anche inquadrato dal nostro Peppe Merone il tecnico della nazionale italiana, il nuovo tecnico nazionale italiana Alessio Musti in tribuna.
e ancora una palla inattiva che può sfruttare la formazione veneta. Con Paoligno sul punto di battuta, lo schema e tocco all'indietro, poi la rotazione. Attenzione, è salito il portiere Pozzi con Rubio che controlla ancora. La scivolata e la palla che finisce in fallo laterale. Rubio, De Luca e poi ancora la rimessa laterale per il Napoli. Il destro e il gol di Giapa, il gol di Giapa per il 2-0 del Napoli. Perfetto Giapa nella circostanza. Bisogna buttare il pallone avanti, mancano 7:34 alla fine del primo tempo. Riparte l'Arzignano, poi ancora dopo lo scontro con Rubio il fallo di De Luca, c'è tutto e dunque calcio di punizione a favore della formazione veneta. Quarto fallo del Napoli a 7:18 dal termine, prima il grande gol di Giapa che ha trovato la deviazione con il piatto di prima battuta. Niente da fare per l'estremo difensore Matteo Pozzi Sirmino. Con Jonathan Murga, poi dentro per Jonathan Uneno tra le linee e poi la parata di Molitierno. In avanti, attenzione, 4 secondi, ha rischiato, Rubio la tiene, poi un mezzo fallo, ma non c'era francamente, non c'erano gli esterni per il calcio di rigore. E invece ci riprova l'Arzignano. Dall'altra parte del campo con Jonathan che poi controlla nuovamente la manovra offensiva per i veneti. La finta, il destro fuori misura da parte di Carlo Uneno. De Luca. Jelocic, poi Willem, ancora De Luca, Cesaroni, Jelocic, Willem, Jelocic con la palla che finisce in possesso ancora dell'Arzignano. De Luca, tutto regolare, attenzione, può sfruttare il Napoli, la palla per Jelocic, poi il destro di Franco, oh Franco, Franco, oh Franco, 3-0 Napoli. Riparte l'Arzignano, dunque il Napoli cinico nella fase offensiva con i gol realizzati da Franco Jelocic e poi la rete di Giapa per un Napoli che sta reagendo dopo la sconfitta interna con la Came nell'ultima giornata di andata. Napoli che comunque ha conservato il terzo posto. Pesaro ieri ha perso con un grande Latina e dunque attenzione al Napoli. Dopo vediamo anche i risultati dagli altri campi. Napoli che comunque sta facendo una stagione esaltante, poi oggi praticamente
c'è soltanto una rotazione per gli azzurri, senza nulla togliere ai ragazzi del settore giovanile che hanno poca esperienza. Intanto arriva il quarto fallo con le proteste da parte dell'Arzignano. Gomitata, il capitano, l'anima storica dell'Arzignano Amoroso, va a dire qualcosa al direttore di gara. ...5-19 al termine, con le proteste da parte dell'Arzignano. È rimasto a terra Willem, speriamo non sia nulla di grave perché è già rientrato all'infortunio Willem, e dunque il Napoli ha bisogno della sua classe. Come detto, Napoli che ha chiuso praticamente con pochissimi giocatori questa parte finale del girone di andata. L'espulsione di Mancia nella gara con la Came costringe Marin davvero ad avere pochissime rotazioni, però dalla prossima dovrebbe arrivare il transfer di Dimas, nuovo arrivo, poi probabilmente, forse prima della pausa, anche quello di Gesualdo, vedremo. Si attende anche Ciano, insomma tre giocatori fondamentali ovviamente per far ripartire il Napoli nel girone di ritorno, così come è stato all'altezza nella girone di andata. È Napoli che ha rinunciato ad alcuni giocatori strada facendo. Lemao che è passato al Rieti, attenzione, la palla è uscita, mamma mia che botta che ha preso in faccia Pozzi, una sassata da parte di Rubio, lo ha messo KO. Napoli che ha rinunciato anche a Baron, poi la società con il consulente di mercato Roberto Dalia, che è ritornato a Napoli dopo un suo addio per problemi lavorativi. Alla fine Dalia ha deciso, di comune accordo ovviamente col presidente Veneruso, di riprendere il cammino con il Napoli Calcio 5. Dalia che ha anche una grande storia ad Arzignano con il presidente Ghiotti nel periodo d'oro della formazione veneta, con un grandissimo calore da parte del pubblico in Veneto, e con l'amico Stefano Testoni che ne racconta splendidamente le gesta ogni settimana con la sua voce. Oggi speriamo di dargli un dispiacere, con affetto ovviamente Stefano. Riparte intanto l'Arzignano, la palla in avanti per Jonathan, ancora il tocco con Jelocic, Rubio, poi Cesaroni, Duarte, il colpo di testa sul fondo di Jelocic, poi il tocco, attenzione ancora Franco con la parata, e poi il palo palo di Cesaroni, incredibile, non riesce proprio a segnare Cesaroni in casa. La gol fallita dal Napoli, prima con Jelocic e poi con Cesaroni, ma adesso ancora Duarte, arriva Rubio e il miracolo del portiere, e ancora il sinistro al volo di Cesaroni, e qui siamo del Napoli che ha sfiorato il 4-0, si è salvato in qualche modo la difesa dell'Arzignano, prima con i legni che hanno sventato la minaccia e poi con l'estremo difensore. Intanto qui Moritiano deve intervenire in tuffo con la mano aperta per buttare il pallone in tutta la lente di ingrandimento del tecnico Alessio Musti, che ovviamente sta facendo il giro dei Palasport dopo averli comunque visti grazie alla sua eccellente qualità nel commentare
le partite con Sport Italia in questo lungo periodo in cui si è cimentato appunto da opinionista, commentatore tecnico, e poi è arrivata la chiamata dopo che è finita l'era Menichelli, scaduto il contratto per l'ex tecnico della Nazionale, e inizia una nuova era per l'Italia lì, con la speranza ovviamente di tornare a disputare manifestazioni ad un certo livello. Le ultime apparizioni d'Italia non sono state proprio felici e speriamo che possa iniziare un nuovo corso con grande soddisfazione. E sicuramente Alessio Musi ha tutte le qualità per dare la direzione giusta agli azzurri. Jonathan va a rincorrere il pallone, il Napoli che prima ha sfiorato il 4-0, la recupera ancora Cesaroni, attenzione, la finta, se la porta sul destro, deve ripiegare all'indietro con Jelocic che può servire Molitierno, e lo fa. Giapa va a raccogliere il pallone, in grande forma Giapa, la palla per Rubio anticipato dal numero 21 Oneno. Jelocic, De Luca, Jelocic, Cesaroni, splendido il lavoro, ancora il sinistro sul fondo. Poi ancora Tres. Amoroso dall'altra parte con il palleggio dell'Arzignano, il pressing del Napoli, Amoroso ancora, e qui Jelocic con un qualche rischio è andato a frenare addosso all'avversario. 2:42 sul crono al termine del primo tempo, sempre 3-0 Napoli, 4 pari la situazione falli. Tres, il tunnel a De Luca, poi mamma mia la conclusione che va quasi a scheggiare la traversa. Time out. Esaurito il time out, dunque si ritorna con il possesso ovviamente del Napoli. Time out chiamato da David Marin, ex allenatore aluparense, che sta facendo davvero bene questa prima avventura al Lolo Caffè. Napoli calcio 5, l'abbiamo definito il leader calmo, perché ovviamente avendo la possibilità di vedere anche qualche volta gli allenamenti degli azzurri, davvero ha una grande personalità il tecnico partenopeo, ma soprattutto grande saggezza, tranquillità, sa spronare i suoi senza eccessi, e sicuramente il Napoli ne ha tratto giovamento, senza nulla togliere ovviamente a chi l'ha preceduto, che ha fatto un grande lavoro negli anni passati. Jelocic, Rubio, poi l'errore con il passaggio verso De Luca. Tres, ultimi due giri di lancette, l'anticipo di Jelocic, può scaricare a Rubio, lo fa Rubio, se la porta troppo in avanti, poi riesce comunque a trovare la luce per il tiro, la deviazione con l'uscita di Manuel Pozzi. De Luca, Jelocic, il sinistro al volo con la palla deviata ancora in fallo laterale, chiama lo schema a Duarte. C'è Rubio dietro, la palla è per lui ma non ci arriva perché c'è l'anticipo della difesa dell'Arzignano. Giapa, il tocco all'indietro per De Luca, poi ancora Cesaroni, Giapa, di nuovo Giapa, De Luca, Cesaroni, il palleggio con Rubio che la tiene, De Luca,
l'uscita rischiosa, però diventa un assist. Attenzione Tress, la finta splendida, e poi Giappa che ci mette il piede e ancora la palla dentro con il salvataggio in extremis di De Luca. Buona opportunità per l'Arzignano a 52 secondi dal termine. Il tocco con il sinistro che va a stamparsi sul palo. Che sassata da parte di Tress. Il tocco poi ancora verso il numero 20 che si gira e trova un'altra deviazione di Cesaroni. Cesaroni che è andato vicinissimo al gol con una clamorosa occasione. La palla si è stampata due volte sul palo. Ancora Paulinho, sinistro con Giappa che da terra si salva, poi Molitierno non la tiene, il gol arriva di Paulinho, 3-1. La rete per l'Arzignano che si rimette in carreggiata a 36 secondi dal termine della prima frazione. Dopo che il Napoli si era salvato, Molitierno non è riuscito a tenerla in campo. E dunque il gol che ridà fiato alle speranze dell'Arzignano. Duarte, De Luca, ancora Giappa. Poi Pozzi, la puntata in avanti, Molitierno, Cesaroni, Rubio, fermato, Cesaroni, Molitierno, chiede il pallone, Giappa lo riceve, il colpo di testa con l'uscita e Rubio che va a contrastare l'avversario. Attenzione, ancora opportunità con Duarte che non riesce a coordinarsi con il destro a due secondi. E allora lascia scorrere il crono l'Arzignano e si va a riposo con questo punteggio 3-1 a Napoli. Noi ci andiamo a prendere un Lolo Caffè e ci sentiamo per la ripresa. Iniziato in questo momento il secondo tempo qui dalla Palazzetto dello Sport di Cercola, dunque in vantaggio il Lolo Caffè Napoli calcio 5 contro l'Arzignano per 3-1. La sbloccata Jelocic, poi ha segnato Giappa, poi ancora Jelocic e poi è arrivato il gol in chiusura di prima frazione dell'Arzignano con l'opportunità per i veneti di rientrare in partita. Dunque, dopo che il Napoli ha fallito almeno due clamorose palle gol, attenzione adesso alla parata in presa alta sicura di Molitierno, soprattutto poi anche un'altra occasione per Giappa in estremis, un altro tentativo di Duarte. Insomma, il Napoli avrebbe potuto già calare il poker, ma Arzignano comunque ha dimostrato di essere sempre in partita mentalmente. Rubio, qui forse c'è un fallo su Giappa, è così l'intervento del direttore di gara che lo sanziona e con il calcio di punizione a favore degli azzurri. Napoli con pochissime rotazioni, lo ricordiamo ancora una volta, l'assenza di Mancia, con il recupero però di Willem, per fortuna di David Marin, altrimenti davvero sarebbero state, attenzione qui quasi rischio autorete da parte di con i ragazzi del settore giovanile che possono dare il loro contributo, ma hanno ancora tanta inesperienza per il palcoscenico della Serie A. Il Napoli che dalla prossima settimana dovrebbe schierare Dimas e poi dopo i nuovi arrivi Cesolito e Ciano. Insomma, un Napoli che si è ricostruito in questo mercato di riparazione per dare più uomini a Marin e per consolidarsi tra le prime quattro del campionato di Serie A. Però intanto deve difendere il vantaggio di due reti con l'Arzignano, che non ha assolutamente mollato la presa e adesso ci ha provato con questa ripartenza e con la conclusione che viene deviata in calcio d'angolo. Salutiamo ancora una volta tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta Facebook sulla pagina della divisione calcio a 5 PMG Sport Futsal.
e con tutti i link collegati per la visione di questa sfida . Siamo partiti con 30 secondi di ritardo nel primo tempo, abbiamo avuto un problema di connessione, ripristinata qui dal palacercola. E adesso Rubio fermato. Poi ancora Jelocic, Cesaroni, Jelocic, Giapa. Il pressing, poi il buon lavoro Cesaroni. Ancora Cesaroni, fermato, poi Paulinho, Jelocic in avanti dove non c'è nessuno. Poi Giapa, attenzione con il pressing ancora dell'Arzignano e con la palla che viene gestita da Rubio, buono il lavoro Jelocic anticipato nella circostanza Cesaroni, poi Jelocic, Rubio, la finta, Rubio, il mancino anche lui da dimenticare, la conclusione sul fondo. Riparte l'Arzignano, il tocco per il capitano Amoroso, poi ancora il tentativo della formazione veneta con l'uscita di Molitierno. Rubio, Jelocic sulla parallela per Duarte, poi ancora Cesaroni dentro per Jelocic, Duarte, Rubio, poi Cesaroni, ancora Jelocic, Giapa e la sfera che finisce direttamente in fallo laterale. 3 minuti trascorsi, sempre 3-1 per il Napoli. Ancora la sfera in avanti, De Luca, poi Rubio, fermato, tutto regolare, Rubio anzi fa il fallo, forse ci sarà il cumulativo dopo. Intanto riparte Amoroso con la palla che finisce in fallo laterale. Allora viene ammonito Rubio per il fallo di prima, con Marin che è andato a chiedergli perché. E allora io avevo detto che ci sarebbe stato il cumulativo perché il fallo l'ho visto, però francamente non mi sembrava ci fossero gli estremi per l'ammonizione, così ha detto invece l'esperto arbitro Loddo. Che va a dire qualcosa a Marin, a spiegargli i motivi della decisione. E intanto si ricomincia con il tentativo e la parata di Molitierno. Il posizionamento in fase difensiva, ancora lo schema con Motta che andava a scalare dietro Rubio, Murgia, il tocco all'indietro per Pozzi, poi Rubio, l'uscita del portiere, si scontra con Rubio, tutto regolare. Stava arrivando un missile, ci siamo salvati anche noi. De Luca intanto sta per entrare sul parquet anche il giovane Amirante per il Napoli. Rubio, De Luca, poi ancora il capitano, Jelocic, De Luca,
Jelocic, Cesaroni, De Luca, Rubio, fermato, tutto regolare, De Luca, Cesaroni, Jelocic, Rubio, Cesaroni, De Luca, Rubio, De Luca, lungo possesso del Napoli, Jelocic, De Luca, Rubio, poi ancora De Luca, la butta via, Cesaroni non la controlla e la palla finisce sul fondo. 5 minuti sul crono, sempre 3-1 per il Lolo Caffè in questa prima sfida del girone di ritorno con l'Arzignano, gara vita anche all'andata per il Napoli. Murgia, la palla con il rimpallo che quasi favorisce il numero 21 Neno, poi ancora attenzione con l'uscita di Molitierno, vediamo se è fuori aria, no, ammonito, fuori aria, fuori aria, con Amoroso che va a dire qualcosa a Loddo, c'è stato un battibecco con l'arbitro che praticamente ha detto al capitano decido io, decido io, e Amoroso con un sorriso sulle labbra gli ha risposto ok, ok, va bene così. Però calcio di punizione per l'Arzignano, posizione pericolosa, praticamente un rigore un po' defilato con la barriera. Arzignano che si affida, vediamo, al destro del capitano che sembra partire, a fianco a lui col mancino potrebbe toccare a Motta, vediamo chi calcia, parte il capitano Amoroso, destro con la palla in fondo al sacco e con l'Arzignano che si porta a meno uno. E dunque 5 minuti e 13 secondi trascorsi, l'Arzignano con il gol di Amoroso, tutto da rifare per il Napoli almeno dal punto di vista della tranquillità, sembrava che gli azzurri avessero la partita in pugno e invece, come diciamo ormai da 20 anni quando raccontiamo le partite, guai a cullarsi sugli allori per un 3-0. Il Napoli non l'ha chiusa e l'Arzignano l'ha riaperta. Intanto adesso questa deviazione spaccata non è irregolare, l'assist assolutamente giusto, la decisione del direttore di gara. Molitierno ha ammonito prima nella circostanza con il fallo che ha consentito all'Amoroso di battere il calcio di punizione e portare l'Arzignano sulla 3-2. Giapa punta l'avversario, Giapa, De Luca la tiene con un po' di difficoltà, poi la suolata per Cesaroni, non la tiene in campo, la rimessa è per l'Arzignano. Amoroso, poi la trattenuta evidente di Nenu che qua meriterebbe il giallo, forse non è d'accordo l'arbitro, soltanto calcio di punizione per il Napoli. 2-2 la situazione falli in questa ripresa. De Luca, poi Giapa, ancora De Luca, Giapa, De Luca, Giapa, Cesaroni. Qui Ammirante fermato e lo rischia il tecnico Marin dandogli fiducia in una situazione difficile di partita. Vincenzo Ammirante, giovanissimo, credo che ha fatto il suo esordio con la Fel di Eboli, se ricordo bene, quindicenne, quindi tanto di cappello a Marin che dà fiducia al numero 77 in questa partita. De Luca, la rimessa laterale per il Napoli, De Luca,
Giapa, eccolo qua, Mirante la tiene, poi ancora Giapa, la butta via. Riparte l'Arzignano, Amoroso, Molitierno, Giapa, ...12:50 al termine della partita. Giapa, la finta, poi ancora Giapa, la palla per Cesaroni, la posizione defilata, e sbaglia il Napoli, ancora la ripartenza dell'Arzignano. Attenzione, qui si allunga il pallone. Unenu, ancora il numero 21. E qui Molitierno, il rimpallo. Rubio, la parata di Pozzi. Poi Amoroso, la scivolata di Amirante, con Amoroso che si becca il giallo per protesta. Ancora le proteste di Paulinho, è rimasto a terra il portiere dell'Arzignano, Peppe, possiamo andare lì, non ce ne eravamo accorti. Io intanto cerco di capire che cos'è. Amoroso che fa parlare ancora con Loddo, gli ha detto è nostra e gialla. L'arbitro internazionale che gli ha detto capitano ti devi sedere, insomma un po' di proteste da parte dell'Arzignano con la partita che ricominciava col fallo tra le per il Napoli. Intanto è ancora a terra il portiere dell'Arzignano, Mateus Pozzi e Sermino, per essere intervenuto prima, ha preso una pallonata, si rialza, sembra che non sia nulla di grave, forse l'ha presa nelle parti basse. Giapa, 12 minuti al termine, dopo quasi un paio di minuti di interruzione del gioco, la munizione per Amoroso, e con l'Arzignano che riparte, il fallo è ancora della formazione veneta ed è il quarto fallo commesso all'Arzignano. De Luca sul punto di battuta, la palla per Giapa, dentro per Rubio, ci vuole una sua invenzione per ridare un po' di fiato al Napoli. Ancora fallo commesso da Arzignano e dovrebbe essere il quinto, che arriva a 12 minuti dalla fine. Dunque attenzione a questa situazione, perché ovviamente il Napoli potrebbe sfruttarlo. Intanto è uscito Amirante e è rientrato Jelocic. Io cerco di interpretare quello che sta accadendo in campo, ancora con le parole tra il tecnico Fabian Lopez, poi la panchina dell'Arzignano con l'arbitro Loddo, che ha detto a tutti quanti adesso basta, vi dovete calmare in panchina. Adesso va a parlare proprio con Fabian Lopez per chiarirsi, il direttore di gara. Intanto è arrivato il quinto fallo dell'Arzignano, dunque con la punizione a favore degli azzurri, quando mancano 12 minuti scarsi alla fine della partita. 3-2 Napoli il punteggio. Jelocic, intanto qua si gira attorno all'arbitro e poi si batte. Jelocic con la palla che arriva dalle nostre parti, eravamo pronti subito a intervenire con una presa. Jelocic, poi De Luca, Jelocic, ancora Giapa, dentro l'errore, attenzione all'Arzignano, la ripartenza con il destro, la deviazione che quasi spiazza Molitierno, l'occasione per la
Calcio d'angolo per l'Arzignano. Il tocco all'indietro, ancora la deviazione, riparte il Napoli. Superiorità numerica, la palla per De Luca, il capitano, tu per tu col portiere avversario, trova il gol! Il nostro capitano, mio capitano! Per il gol del 4-2, targato Massimo De Luca. Uenu, prima forse gli ho cambiato i connotati, l'ho chiamato un paio di volte Uenu, riuscirò a pronunciarlo bene forse. Ancora Murga, poi Paulinho, oggi con i nomi sto litigando. Duarte, poi Cesaroni, poi Jelocic, Giapa, la finta, la palla sul sinistro, fermato. Il Napoli che si è riportato un'altra volta a più 2, con l'Arzignano a 5 falli contro i 2 del Napoli. Giapa, si fa vedere Cesaroni, il tocco è per Jelocic. Rubio, Giapa, Jelocic la tiene, poi la gioca ancora da terra, Paulinho la mette in fallo laterale. Omarine che gli dice è la giocata da terra, per l'arbitro è tutto regolare. Rubio, Giapa, ancora Jelocic, il sinistro di Franco ampiamente sul fondo. Riparte l'Arzignano con Paulinho che non la tiene però in campo, e la rimessa laterale per il Napoli. L'errore questa volta dell'estremo difensore veneto, e ritorna in campo Jonathan. Il gol di Cesaroni, che finalmente trova la rete in casa. Se non erro dovrebbe essere il primo gol di Cesaroni qui a Cercola. E andiamo Paoletto, e andiamo Paoletto Cesaroni per il 5-2 del Napoli. Paoletto 5-2. Riparte Jonathan con l'Arzignano, che però ha dimostrato di avere grande qualità e voglia di rimettere in piedi una partita che sembrava persa. Onore e merito alla formazione veneta che l'ha riportata dal 3-0 al 3-2. Con grande caparbietà il Napoli poi è riuscito a rimettersi nuovamente a distanza di sicurezza, ma l'Arzignano non molla, e fa bene l'Arzignano non mollare, perché conquistare la salvezza, invischiato ovviamente nella lotta per non retrocedere, al suo ritorno nel massimo palcoscenico nazionale. Abbiamo prima raccontato come questo club abbia dato lustro al futsal nei suoi anni d'oro, con grande passione per il calcio 5, con una piazza che si è rinnamorata ovviamente nella passata stagione, con il ritorno in Serie A, un pubblico favoloso, con grande calore, con grande intensità a sostenere le gesta del team veneto. E il calcio 5 ha bisogno di piazze così importanti. Speriamo ovviamente che l'Arzignano abbia anche la forza per poter titivo, senza nulla togliere ovviamente ai protagonisti di questa stagione, e dunque per essere magari in grado di scrivere altre pagine splendide di calcio 5 anche sul massimo palcoscenico nazionale. Intanto però grande tenacia, grande voglia di combattere per i ragazzi di Fabian Lopez contro un Napoli che in ogni caso, anche con pochi uomini a disposizione di Marin, è qualitativamente più forte, e lo sta dimostrando anche in questa gara con Rubio che viene anticipato dal portiere. Napoli che ha reagito dopo i 2 gol dell'Arzignano e adesso prova a chiudere la partita definitivamente con Jelocic, la palla per Rubio che trova il gol all'incrocio dei pali sotto la traversa.
il nostro Cristian Rubio, il grande sinistro per il 6-2 a 9-18 dalla fine. Signora, che gol abbiamo visto, un tocco sopraffino, quello di Ligno va a battere per l'Arzignano, poi ancora Jonathan, la suolata all'indietro Jonathan, vediamo se Fabian Lopez deciderà di rischiare il portiere di movimento questa parte finale di partita per rientrare in gara. Intanto Cesaroni la controlla, la posizione defilata e va a prendere il terzo palo di giornata. Li ha presi in una sola azione. Riparte l'Arzignano, poi ancora questa sventagliata dall'altra parte del campo dove non c'è nessuno. Ricordiamo che in tribuna, accanto al presidente Veneruso del Napoli Calcio 5, c'è anche il commissario tecnico della nazionale italiana Alessio Musti, fianco a lui anche Ciccio Angelini, che è entrato a far parte dello staff della nazionale. E beh, Ciccio Angelini non ha bisogno di presentazioni per chi ha vissuto come me, che magari ha qualche anno in più, la cavalcata trionfale in quel primo trionfo europeo che abbiamo vissuto qui in Campania nel 2003, Italia-Ucraina 1-0 con 10.000 spettatori al Palamaggiore di Caserta, e con Ciccio Angelini in porta e con Nucorini al timone di comando. I due hanno anche fatto un percorso insieme con la Sandro Abate, Nucorini che poi aveva lasciato la Sandro Abate, è tornato oggi la Sandro Abate, ha vinto, se non erro, un secondo alla fine, lo scontro diretto in Serie A2 contro il CMB. Nucorini che è il preparatore dei portieri, e adesso ovviamente questa sua grande avventura con la nazionale italiana affidata ad Alessio Musti in giro per i campi per visionare un po' di giocatori. Qui il fallo di Amirante, di nuovo sul parquet il giovane, giovanissimo napoletano, portiere di movimento. Allora, l'ho annunciato prima e ovviamente è tempo di rischiarlo per provare a rimediare la partita. Con il numero 8 c'è Tress, che indossa la classica maglia da portiere di movimento per sfruttare la superiorità numerica in fase offensiva. Vediamo se l'Arzignano riuscirà a riaprirla. Jonathan, poi ancora il palleggio verso Paoligno. Jonathan, il tocco all'indietro, poi Paoligno, Motta, ancora Jonathan, Motta, poi Tress, di nuovo il numero 19, Jonathan, Amoroso, Jonathan, ancora il palleggio, Jonathan, alto sulla traversa, la rincorre Molitierno, la riceve, attenzione, Cesaroni anticipato, e dunque Pozzi, che è entrato in campo, riesce subito per far posto a Tress. Si riordina il Napoli anche nella fase difensiva con il tentativo di rubare il pallone Paoligno, poi la finta buona e la sfera che arriva a De Luca, l'anticipo qui con Giapa che con un attimo di ritardo, attenzione ancora la palla, che l'azione viene interrotta per il fallo di Giapa, quarto fallo del Napoli. L'Arzignano ne ha commessi 5 già da un po' di tempo. Tress, Jonathan, poi ancora il palleggio dell'Arzignano, Paoligno, il tocco all'indietro, Tress, ancora la rotazione di palla con l'anticipo di De Luca che trova la porta, il capitano per la sua doppietta personale e per il gol del 7-2 del Napoli.
e il Napoli mette quasi in ghiaccio ovviamente la vittoria con questo gol di De Luca. L'Arzignano prova comunque a rientrare in partita con Jonathan, il palleggio sempre con il portiere di movimento e sempre Tres lo fa. La finta buona, poi la palla all'indietro con De Luca, l'uscita di Molitierno e Tres deve rientrare. Attenzione, Jelocic chiede palla a Cesaroni, resta Tres in porta, De Luca prova a farsi largo, poi è costretto a buttare via il pallone, lo fa, è uscita, sì, la rimessa laterale proprio sotto la nostra postazione, è rimasto in campo Tres con attenzione, 4 secondi, ha rischiato Arzignano. Tres, il pallone in avanti con Molitierno sicuro. Cesaroni, resta sempre Tres in porta. Cesaroni, Giapa, il Napoli ovviamente la gestisce, tutta intenzione di far scorrere il crono. E qui ho un ingresso un po' sospetto di Rubio in campo, ha rischiato. Cesaroni, De Luca, Cesaroni. Poi ancora Giapa, De Luca. Poi Cesaroni, Giapa, Cesaroni, De Luca, Giapa, Rubio, ha trovato un gol fantastico sotto la traversa, De Luca, 4:47 alla fine. Rubio, la suolata per Giapa, poi qui Jonathan con il rischio fallo da parte di Duarte. Il fallo poi Duarte lo commette. Time out Arzignano. Ah no, quinto fallo, ho sbagliato io. Ho sentito un suono della sirena e mi sono impressionato. No, il quinto fallo giusto per il Napoli. E dunque si pareggia almeno la situazione falli. 5 pari. 7-2, sempre risultato a favore del Lolo Caffè Napoli Calcio 5. Dopo che il Napoli si era portato sul 3-0, dobbiamo dire che l'Arzignano ha avuto la grande forza di tornare in partita fino al 3-2, non ha avuto palle onestamente clamorose che io ricordi per il 3-3. Il Napoli poi ha ristabilito le distanze e ha messo al sicuro il risultato. L'Arzignano sta provando a spingere con il portiere di movimento, la recupera ancora Giapa, Tres, poi il tocco all'indietro. 4 minuti alla fine della partita. Tres, Paulinho e la palla che finisce in fallo laterale. La recupera Giapa, entra Rubio, vediamo se Marina darà spazio anche a altri ragazzi in questa parte finale di partita con il risultato praticamente acquisito, probabilmente come spesso fa, magari a 2 minuti dalla fine qualche rotazione in più con qualche giovane, ovviamente con i 5 gol di vantaggio può essere consentita. Sta per entrare Jelocic al posto di Rubio. Intanto dobbiamo dire che Amirante mandato in campo anche sul punteggio di 3-2 si è conquistato la fiducia di Marin, ragazzo pronto mentalmente, anche gli altri, parliamo di Moccia, Giuseppe Pasquale di Lionese, tutti giovani splendidamente allenati da Alessandro Grimaldi, il vice di Marin con l'under 19, Grimaldi vice ovviamente in prima squadra, quindi c'è grande intesa anche tra i due proprio per capire chi magari è pronto mentalmente per il palcoscenico della Serie A. Ci sarà tempo per maturare anche per gli altri e per avere lo spazio necessario anche per mettersi in gioco. Intanto arriva il gol di Amoroso che trova il varco giusto per il 7-3 a 3 minuti esatti dalla fine. Giapa, Jelocic, Cesaroni, Jelocic,
Duarte. E questa volta è time out. E allora ci siamo per quest'ultima parte di gara, io vado a leggere anche i risultati delle altre gare. Ricordo che Rieti ha battuto la Lazio 10-3, il Latina ha battuto il Pesaro 4-2, nella gara giocata alle 16 il Maritime ha battuto la Feldi 4-2, in corso la sfida tra Civitella e Acque Sapone, e attenzione perché qui arriva il risultato probabilmente clamoroso di giornata, con il Civitella che potrebbe battere l'Acque Sapone 4-2, Napoli come detto 7-3 con Larzignano, il meta in vantaggio sul campo della Came d'Osson per due reti ad uno, la gara iniziata alle 18:30. Tanto Molitierno con Larzignano che ricontrolla il pallone. In classifica il Pesaro è a l'Acque Sapone, chiedo scusa, è a 28 punti, poi il Pesaro a 24 con il Rieti a 23, Maritime a 23, a questa Pone che deve essere aggiornato ovviamente con la gara in corso. Il Napoli da 21 dovrebbe raggiunge il Pesaro al secondo posto con questa vittoria a 24 punti, dunque bel balzo in avanti per gli azzurri, e con la contemporanea sconfitta dell'Acque Sapone, se così dovesse essere, al triplice fischio di chiusura, al momento il punteggio è 4-2. Intanto ancora il palo esterno colpito da Tres. 1 minuto e 40 alla fine, ormai possiamo dire che il Napoli ha portato a casa, dicevamo, con il Napoli che riparte bene nel 2019 e poi nella prossima gara dove affronterà il... intanto c'è il fallo, no, non lo fischia l'arbitro. Dicevamo, affronterà il Meta Catania, squadra che fu battuta nella gara di andata all'ultimo secondo, 4 secondi alla fine, con una punizione trasformata da Jelocic. Meta che poi si è ripreso, una squadra che aveva già dimostrato proprio qui al Palacercola di avere grandi qualità, avrebbe meritato sicuramente il pareggio con quello che ha fatto vedere, un fuoriclasse che risponde al nome di Musumeci, squadra di assoluto valore. Oggi, almeno al momento, sta vincendo sul campo del Came d'Osson 2-1, la gara è iniziata alle 18:30, ricordiamo Meta che è a ridosso, diciamo, delle favorite, però è lì che si gioca un buon piazzamento playoff, così come ha detto invece il tecnico Marin, il Napoli calcio 5, Lollo Caffè, ha l'intenzione di... Consolidato è rimasto a terra un giocatore per crampi, lo inquadra subito il nostro Peppe Merone. Dicevamo, con il Napoli che ha intenzione di restare tra le prime quattro in classifica per chiudere così il girone di ritorno, e ovviamente con la speranza anche di magari di tagliare un traguardo importante al termine della regular season, che consentirebbe al Lollo Caffè di giocare un eventuale spareggio in casa. Napoli che l'anno scorso fu eliminato dalla Came d'Osson dopo aver vinto sul campo della Came, poi perse la bella proprio in Veneto e fu eliminato ai quarti di finale. Napoli che è arrivato alla semifinale scudetto con Francesco Cipolla, e anche lì riuscì a vincere, a pescare una gara, e poi fu battuto dalla formazione abruzzese che oggi non c'è più. Tante squadre blasonate hanno lasciato la Serie A, però è un campionato comunque assolutamente valido, con la speranza l'anno prossimo ovviamente che si possa ritornare al girone a 14. Intanto ultimi 26 secondi, Larzignano prova a rendere meno amara la sconfitta con il palleggio di Amoroso e con l'intercetto di De Luca. Napoli dunque con questa vittoria raggiunge il Pesaro in classifica e parte benissimo in questo 2019. Eccolo qua il gol di Amoroso, l'ho detto, stava per arrivare, complimenti a lui, un giocatore immenso Amoroso, fascia da capitano, bandiera dell'Arzignano, scenico, e anche gli applausi di tutti gli amanti del futsal per quello che riesce a dare in campo. Ovviamente adesso la palla scorre, gli applausi arrivano, le strette di mano per
il triplice fischio di chiusura di questa sfida tra Lolo Caffè, Napoli e Arzignano, con la vittoria del Napoli per 7 reti a 4. Questo è il risultato finale. Complimenti all'Arzignano, un saluto ovviamente anche a tutti i tifosi veneti e appassionati di futsal che ci hanno seguito sulla nostra diretta. Da Fabio Murra è tutto, l'appuntamento e alla prossima qui dal Pala Cercola. Grazie di averci seguito.